DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Le 10.37 su Radio DJ, Andrea Michele fino a mezzogiorno, i Black Eyed Peas con Where is the Love? Sì. È qua. Where is the Love is here, una spagnola per caso qua di fianco. La spagnola per caso. Vanessa Incontrada qua con noi. Una donna che non ama la ceretta, un rapporto strano. Che bastardo. Scusami, vorrei sapere perché dici questo a una donna così precisa e così depilata. Vale, ti prego, non farlo. No, non farlo. Ne va della tua reputazione. Cioè, amici che ci seguite sul music, se c'erano, pensa che bello, una donna pelosa. Se c'erano 10 persone, perché sono quelle in Italia, potevano pensare di avere un rapporto con te, a questo punto te li stai giocati tutti. Non ce l'hanno più. Sì, guarda che stanno arrivando miliardi di sms di complimenti. Te li giriamo per così. Peli? Per i peli, quelli adesso arriveranno. Donna baffuta. Sempre piaciuta. Brava. 347-342-5220. Ricordiamo anche il detto degli squallor, oltre a questo c'era l'altra versione. Allora, un po' di messaggi. Innanzitutto uno: che disegno è il tatuaggio che ha sul collo Vanessa? Sì, è una farfalla stilizzata, sì. Non sembra. No, l'ha fatta Ray Charles, bellissima. Michele, ti prego, ti prego. Ma cosa? Cos'è? Sono tre bastoncini, sono. È una farfalla stilizzata. Ah, posso premettere una cosa? Sì. Io non mi trucco mai le unghie così rosse. E questo, cioè, perché sono ancora quelle di ieri sera. Ma cioè, difatti queste non, ma non sono le tue. Che bella, questa lunga e questa corta. Ma sono Vane, resina, no, o ma, vere? Ma no, sono quelle sono di Tressi. Sono quelle di Tressi. Però non le so portare, me le mangi, cioè le strappo a morte. Ma che schifo, ma che con lo smalto. Ragazzi, ma sta uscendo un ritratto, è un maschio. Infatti, in realtà dai, è un uomo. Faccio la brava. Vanesio. Purtroppo io incontrada. Sapevo tutte queste cose, ma le tenevo chiuse dentro di me come uno scrigno con... E la cosa fatale di essere in onda qua tra amici è che ti dimentichi che ti stanno ascoltando migliaia di persone. Che non siamo a casa, vero. Non siamo a casa nostra. Fuori onda Vanessa ci stava raccontando che uscirà quest'anno o l'anno prossimo in Spagna il tuo primo film in spagnolo. A settembre. Il primo film in spagnolo che ci tengo molto, oltre a essere il primo film che faccio in Spagna, produzione spagnola, attori spagnoli. E finalmente, tra l'altro, usa una lingua che pseudo conosce. Che mi faceva stranissimo perché... Cioè, parlo lo spagnolo, però ci ha voluto un pochino per riprendere proprio un po' il tutto. Un film serio, tra l'altro. È un film drammatico perché è il primo film che si fa in Spagna che parla dell'ETA. Dell'ETA, brava. Perché prima mi ha detto, ho fatto un film su ETA. Io dico, cosa vuol dire su ETA? Cioè... Però parla dell'ETA e faccio la parte di una psicologa. Guarda, ride, cioè non ce la fa stare. Tu basta, non devi più venire in onda quando ci sono io. Ride, ma perché non sei credibile come psicologa? No, è credibilissima invece. No, devo dire che quando mi chiedono ma che tecnica usi, io non uso, la mia tecnica è il cuore, io lavoro con quello, però mi immedesimo talmente tanto in quello che faccio che, infatti dico sempre, come inizia Vanessa e finisce un film, non sono più quella di prima. Ragazzi, c'è qualcosa in me che mi è cambiato. O è una spia del KGB, o soffro di schizofrenia latente. Attenzione che cambia 10-12 personalità. Infatti, perché Samantha Tracy Lord è completamente diversa, probabilmente dal personaggio del film che esce domani, e diversa ancora dalla psicologa. Tu dipende, infatti, a seconda del periodo in cui tu la chiami, lei ti risponde, ieri l'ho chiamata, ma sono tono Tracy. Lei risponde, proprio calata nella parte. È bellissimo. Invece vogliamo ricordare le date proprio di Alta Società. Michele ti fa lo spot, attenzione. Attenzione amici milanesi, ma anche nei dintorni, perché per esempio io da Brescia sono già venuto a vederlo. Alta Società è dal 10 al 29 aprile al Teatro Nuovo in San Babila alle 20:45 tutte le sere con una splendida Vanessa Incontrada. Madonna. Uno splendido cast, sono tutti bravissimi, andate a vedere. No, io posso dire, no, non perché tu sia un mio carissimo amico Mikey, però vi faccio i complimenti. A lui? No, a tutte, vi faccio. Ah, a noi, grazie, perché troppo buona. Siete proprio... Sì, adesso i soldi glieli dai tu poi quando la salutiamo. No, è vero, siete... Grazie, ti bacio. Sono quasi commosso. Guarda, se posso evitare di baciarti lo faccio volentieri. Anch'io, guarda. Ecco, grazie. Ti dobbiamo salutare perché c'è il personal trainer che incombe, che ti aspetta. È stato bellissimo. Una domanda che tutti ci hanno fatto anche. Sì. Quando tornerai in TV? In TV torno... Zelig di sicuro, a ottobre iniziamo. Io e Claudio di nuovo saremo lì a... Grande, siamo a Toma Castagna. Non vedo l'ora. E poi ci sono... Forse altre sorprese, proposte, tante. Sì, prima di ottobre sicuramente. Sì, non diciamo nulla. Però ottobre sarò di nuovo lì a romperci i maroni. Pazzi scatenati. Bene. Grazie, era Vanessa Incontrada. Grazie a tutti. Su DJ, un bacio. Ciao Vane. Italia.
DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia.